Questo programma è presentato da... sponsor di questo programma, ormai da tanti anni sponsor di radio, televisione, insomma Michele ci ha accompagnato per una vita con il suo locale, il suo ristorante, e noi veramente siamo sempre felici di questo, di essere amici di Michele, di spesso di venire a intervistarlo, perché lui merita veramente tutto quello che noi possiamo in qualche modo dare nel nostro piccolo. Michele Meleca, ciao, benvenuto ancora una volta a Vox Populi. Grazie a te, allo studio della mia, ai ragazzi, a tutti. Dunque, allora Michele, oggi anteprima di Vox Populi, anteprima perché poi noi, dopo la tua intervista, andremo con Chiara alla Madonna dello Scoglio, dove l'11 maggio si terrà una giornata speciale, che verranno centinaia di pullman, gente da ogni parte d'Italia, sarà una giornata speciale, e quindi l'argomento di oggi è Madonna speciale, Madonna dello Scoglio. Qual è il tuo rapporto, Michele, con la Madonna dello Scoglio? Ci credi? Sei andato qualche volta? Hai chiesto qualche cosa? Insomma, come la vedi tu questa Madonna dello Scoglio? Per un credente, io credo nella Madonna dello Scoglio, credo, perché ci sono molti milioni di persone che vengono ogni anno a visitare questa Madonna dello Scoglio, che poi ha fatto anche dei miracoli, quindi bisogna credere in qualcosa. Certo, è una bella cosa, no? Perché avere una bella realtà in Calabria con la Madonna dello Scoglio, con Frate Cosimo, che è sempre presente, attivo a tenere alta questa cosa, è una cosa bellissima. Gianni. Poi, no, per lo dico io, milioni di fedeli, quindi certo, è una cosa che è bellissima. Tu hai chiesto qualche volta qualche grazia alla Madonna dello Scoglio, Michele? Ma io non ho solo la Madonna dello Scoglio, io tutti i giorni ringrazio il Padre Eterno, la Madonna dello Scoglio e tutti, perché sono unica forza, quindi la Madonna dello Scoglio e la Madonna di Porto Salvo, la Madonna di tutti sono uguali, quindi bisogna credere in qualcosa e andare avanti, e speriamo che fanno veramente dei miracoli per andare avanti in questo periodo. In un mondo dove veramente l'uomo abbiamo bisogno, si è allontanato troppo da abbiamo Dio, bisogno, dalla Madonna. Abbiamo bisogno di tutte queste cose qua. Sono delle cose positive, che uno crede in qualcosa. E... ma lì ci sono anche dei miracoli scritti, Michele, sulle tavolette, sulle mattonelle. Io ci credo. Perché ci sono stati dei miracoli, vuol dire che... perché qualcuno non crede, però ci sono milioni di persone, quindi esatto, molti fedeli che vengono e sono abbastanza intelligenti e vedono questi miracoli che si avverano. Quindi, Michele, allora
come dire, una buona giornata di questo 11 maggio. Una buona giornata, oltre a una buona giornata, a tutte le equipe là di della Madonna dello Scoglio, a Frate Cosimo, a tutti, dal Brigadiere Castelvetere, a tutti. Dal più piccolo al più grande, che hanno un grande affare, perché per organizzare una cosa così, questo evento è una cosa grande. Comunque, noi abbiamo contato centinaia di pullman da ogni parte del meridione, addirittura. Pazzesco. Gli diamo solo un bocca al lupo e speriamo che sarà una bella festa per la Madonna dello Scoglio. Michele, dillo tu questa volta, linea alla Madonna dello Scoglio. Linea alla Madonna dello Scoglio. Ciao Michele, grazie. Ciao, ciao. Grazie a voi ragazzi, ciao. Ciao. Vedete un video, a te il video, per consacrarti la mia vita, le pongo nelle tue mani. 11 maggio 2023. Ci troviamo a Caolonia per festeggiare la Madonna dello Scoglio. Oggi incontreremo tantissime persone venute per questo giorno speciale da tutta Italia. Speciale Vox Populi, Jenny Blefari e Chiara Bronieri, venite con noi. Venite. Al centro della Sicilia. Lei? Pure, San Gatardo. Perché proprio a Caolonia? Cosa volete chiedere alla Madonna dello Scoglio? La pace nel mondo e nelle famiglie, principalmente, e per i giovani. Visto il disastro che c'è nel mondo, appunto, di sistemare un po' di cose. È la prima volta che siete qua? Per me sì. Come giornata dei miracoli, sì. Sono venuto a ottobre scorso e questa è la seconda volta, diciamo. Grazie. Dai ragazzi, di dove siete? Bertino. Di Crotone. In provincia di Crotone. La prima volta che siete qua? Sì. Pensate di chiedere qualche grazia alla Madonna? Sì, penso sì. Di sì. Si può dire? No. Grazie. Di Adrano. In provincia di? Catania. Catania. A Gira, provincia di Enna. Provincia di Enna, la prima volta che siete qua? Sì. Pensate di chiedere qualche grazia alla Madonna? Sì. Si può dire? No. Tu? No. Meglio no. Una preghiera dedicata a qualcuno di speciale? Mio nonno. Mia nonna che sono morte. Grazie ragazzi, buona giornata. Di Trapani, la prima volta qua? No, la seconda. Secondo anno, sempre in onore dell'11 maggio? Sì. Hai mai chiesto una grazia alla Madonna? Prima di tutto di stare bene, in salute, la serenità, queste le cose principali. Oggi pensi di chiedere qualche grazia in particolare? Ma come grazia sempre questa di stare bene, la salute e che ci sia sempre del bene. Grazie. A Trano, in provincia di? Catania. Catania, come mai qua? Perché vengo quasi ogni anno. Quindi non è la prima volta? No. Pensi di chiedere? Sempre. Ci verrai sempre. Pensi di chiedere qualche grazia? Sì. Si può dire? No. Grazie. Di dove sei? Adrano. Adrano, in provincia quindi di? Catania. Siete entrambi di Catania. Cosa vi spinge a venire qua? Io sono venuta un sacco di anni qui. Sì, poi dopo la pandemia ovviamente. Quindi è la prima volta dopo la pandemia? Sì. Lo trovi cambiato? Tantissimo. Sì, no, quando già avevano costruito qui già ero venuta, sì, sempre innovazione. Cosa vi spinge, cioè quale grazia volete chiedere alla Madonna oggi? Che grazie al lavoro per tutto il mondo. Ci mettiamo magari di spalle rispetto... Lei di dov'è? Catania. Catania, è la prima volta che viene qua? Da un po'. Da un bel po', più o meno quanti anni? Allora, mia figlia è da 6 anni circa. E io da 2 anni. Hai mai chiesto qualche grazia alla Madonna? Tutti i giorni. E qual è il motivo principale che la spinge a venire qui ogni anno? È perché dobbiamo sempre pregare, stare vicini. Anche qua si trova un po' di serenità, un po' di pace. Ci troviamo in onore della Madonna dello Scoglio nel comune di Caolonia per uno speciale Vox Populi. Continuate a venire con noi. Da dove venite e cosa rappresentate? Allora, noi siamo una nuova comunità della diocesi di Messina, Amici di Gesù Buon Pastore. Quindi venite da Messina? Sì. È la prima volta che siete qua? No, noi siamo venuti altre volte e ci hanno invitato perché oggi noi animiamo la messa con il vescovo. Da Messina? Sì, siamo la stessa comunità. Sì, immaginavo. Ma cosa vi spinge a venire qua?
Noi diciamo che veniamo spesso alla Madonna dello Scoglio, che siamo molto legati. Quindi anche per te non è la prima volta? No. No, ha 15 anni che vengo. Di dov'è? Cerda. In provincia di? Palermo. Palermo, quante ore di viaggio ha fatto oggi per venire? 5 ore. 5 ore. Donna, questo è d'altro. Perché è venuta qua? Qual è il motivo che la spinge ogni anno a venire qua? Fede. Fede. Se non c'è fede è inutile che vengo qua. Dedica spesso qualche preghiera alla Madonna della Grotta? Sì. Ogni giorno? Fede. Ogni giorno la nomino. Grazie. Che fare qua? Te che vieni qua? No, è diciamo la quinta volta che vengo allo Scoglio. Di dove sei? Di Siracusa, della Sicilia. Quante ore di viaggio hai fatto per arrivare qua stamattina? Siamo partiti ieri sera alle 10, quindi considera un 5 ore di viaggio. Hai... arrivare questa mattina presto qui. Qual è il motivo principale che ti spinge a venire qua da ormai 5 anni? Io vengo qui perché trovo una serenità che non si trova altrove e si sta più vicini al Signore e alla Madonna. Di dov'è? Vibo Valencia. Viene tu ogni anno? Allora, è da 32 anni che manco da qua, però quest'anno ci ho veramente tenuto. È un posto meraviglioso, di pace, si respira proprio la pace. E diciamo che allo Scoglio si respira Maria. Qual è il motivo principale per cui viene qua ogni anno? Perché Maria mi attira come attira il cuore di tutti noi. È un'attrazione, non si può spiegare. A me ha mai chiesto qualche grazia a Maria? Io chiedo delle grazie a Maria sempre, lei ci risponde sempre. In che modo ci risponde secondo lei? Per esempio ieri sera nel mio cuore chiedevo a Maria un messaggio, un qualcosa che mi facesse sentire la sua presenza, e all'improvviso ho sentito un profumo di rose, e quindi Maria c'è, allo Scoglio Maria c'è. Favara Agrigento. Agrigento. Quante ore di viaggio avete fatto per essere qua oggi? Un bel po' di ore. Qual è il motivo principale che vi spinge a venire qua? La devozione verso la Madonna. Chiederete qualche grazia oggi? Quello di farci vivere serenamente alla volta. Quello di vivere serenamente in famiglia. Anche di vivere in famiglia sereni e per qualche ragazza che ha bisogno. Grazie. Grazie perché. Da dove venite? Veniamo da Carovigno, provincia di Brindisi. La prima volta qua? No, oh, una vita che veniamo noi. Trovate cambiata questa festività? Un po' sì. No, un po' di fede, non di fede. Ci stavano altre cose, però prima non c'era niente. Però è una festività sempre molto sentita. Sì. È molto sentita la Madonna dello Scoglio. Ha mai chiesto qualche grazia alla Madonna? Sì, l'ho chiesta. Si può dire? Personale. Quale motivo vi spinge a venire qua? Con tanta fede e ho avuto nel vedere già la prima, diciamo, un po' di apparizione, come sul mio telefono, un po' si è apparsa. Fede è il motivo principale. Grande emozione. Poi io noi saliamo a piedi, è una devozione proprio che abbiamo. Quindi questo tratto l'avete fatto tutti a piedi, tutti insieme? Sì. Non tutti. Però chi se la sentiva, sì. L'ha fatto a piedi. Grazie ragazzi. Ragazzi, da dove venite? Da Trapani. Da Trapani. Da Trapani, è molto bella. Da? Da Scala. È la prima volta che siete qua? No, già è da 5 anni che veniamo ogni anno. Qual è il motivo principale che vi spinge a venire qui ogni anno? Nina, l'amore per la Madonnina. Cosa chiede oggi alla Madonna? La pace nel mondo. Quindi ce l'abbiamo in comune, la pace nel mondo, tutti insieme. Grazie. No, non è la prima volta. Di dov'è? Sono di Locri. Di Locri, ha mai chiesto qualche grazie alla Madonna? Vabbè, le grazie le chiediamo tutti i giorni. Perché oggi ne chiede qualcuno in particolare? Di pregare per la mia famiglia e per la pace nel mondo. Grazie. Posso? Lei di dov'è? Signora, di dov'è?
Francesca Nocera, capogruppo, Cammarata San Giovanni Gemini, Agrigento. Questa è la nostra, ormai da 15 anni che veniamo qua. Quindi è un gruppo pellegrinato. Ah, Cammarata San Giovanni Gemini. Quante ore di viaggio avete fatto? 8 ore. Qual è il motivo comune che vi spinge a venire qua ogni anno? La nostra grande fede verso la Madonnina. Quanti siete? 52. 52 persone. E ha mai chiesto qualche grazia a lei personalmente, alla Madonna? Certo, per questo sono qua. Tutto il mio gruppo, questo è tutto il mio gruppo là. Le faccio venire, signora, le faccio venire qua. Dov'è questa radio? Tele mia, canale 76. Sì. Signora, lei di dov'è? Di Cammarata. Tutte Cammarate. Ha mai chiesto qualche grazia alla Madonna? Sì, certo. Qual è il motivo che la spinge a venire qua? La fede è di venirla a trovare e di venire a stare un po'. Voi avete mai chiesto qualche grazia alla Madonna? Sì, sempre. Chiediamo la grazia di tanta pace, guardare la nostra famiglia e far starci bene. Veniamo ogni anno. A chi vuole dedicare una preghiera oggi? Ai miei figli, a tutta la mia famiglia. Sì, ai miei figli, a mio marito e tutta la famiglia. Maria ci dà mai qualche segnale per dirci che effettivamente ci ascolta? Sì. Per esempio, le è mai capitato qualcosa in particolare? Sentire proprio la sua presenza. Sentirla a pelle proprio là. Nella provincia di Enna. Quante ore di viaggio per venire qua oggi? 4. La prima volta che siete qua? Allora, io la terza volta consecutiva. Lei, glielo dice lei. 26 anni. 26 anni che vieni qua. Hai mai saltato un anno a parte nella pandemia? No, ogni 11 maggio faccio il compleanno qui, quindi oggi è il mio compleanno. Tantissimi auguri allora. Grazie ragazzi. Di dove sei? Di Favara. Lei? Di Favara pure. Quante ore di viaggio per venire qua? All'incirca 5 e mezzo penso. Siete un gruppo, giusto? Sì, siamo un gruppo di 55 persone. 55 persone. Veramente siamo partiti ieri mattina alle 5 da Agrigento per venire qua. Quindi abbiamo fatto. Qual è il motivo principale che vi spinge a venire qua? Il motivo comune, diciamo? Portare le tribolazioni di tanti organizzando questo pellegrinaggio alla Madonna dello Scoglio. Per lei? E la stessa cosa, cercando di trovare un pochettino di. Tra l'altro siamo un gruppo di genitori con i figli in cielo e quindi siamo arrivati qua cercando di trovare un po' di pace e conforto. Qui per una domanda al volo, a lei sono di dov'è? Vengo da Catanzaro. Da Catanzaro, la prima volta che viene qua? Prego? La prima volta che viene qua? No, io vengo da tantissimi anni, vengo per confessare e quindi sono di casa. Fa parte quindi? Sì. Conosco Frate Cosimo dal 1978. Grazie mille. Magari ne parliamo un attimo. Di dove siete ragazze? Santa Cata di Militello. Sì. Quante ore di viaggio per venire qua oggi? 4 ore, sì, 4 ore di viaggio. E questo bellissimo bambino? È un dono che abbiamo ricevuto dalla Madonnina dopo tante vicissitudini, è arrivata Vittoria e quindi siamo tornati qui dopo un anno per ringraziare per la sua presenza. Oggi quindi fa un anno? Fa un anno, sì, da quando abbiamo saputo che c'era qualcosa che non andava, siamo venuti qui a parlare con Fratel Cosimo, abbiamo confidato in Dio e la Madonna e Vittoria sta bene, è tutto a posto. Che bello, tantissimi auguri. E lei signora ha mai ricevuto qualche grazia dalla Madonna? No, io ho ricevuto un miracolo, non una grazia. Ce la può spiegare? Sì, io sono venuta tantissimi anni fa, mio figlio era a casa con i cifosi, non sapeva niente dove ero. Mentre che ero qui, Frate Cosimo fa una preghiera di intercessione dicendo che c'è a caso un ragazzo che aveva questa cifosi, Gesù in quel momento lo guarirà. E da allora io vengo tutti i mesi a ringraziare la Madonna e mio figlio sta bene. Sei? Sta lucido. Cosenza, cosa ti spinge a venire qua?
Sono venuta perché mi ha portato mio padre, molto devoto, ma devo dire è stata una bellissima scoperta. La prima volta? Sì, sì. È un ambiente molto suggestivo e dà pace e serenità all'anima. Pensi che ci tornerai? Penso di sì. Un applauso al vescovo Monsignor Piccioli dell'Ecuador. Un grande applauso per il testimonianza. Scusa, ci spiega cosa sta scrivendo? No, non posso dire. Solo che cosa... Sono delle motivazioni, delle richieste da parte della famiglia, quindi nipoti, figli. Quindi lei scrive questa lettera e poi? Chiedo dei miracoli alla Madonnina. Perché qua ora lei la metterà dentro la buca? Sì, certo, la imbusterò, sì. Grazie. Qui la gente viene per scrivere una lettera, esprimere un desiderio, affidare i propri cari o semplicemente ringraziare la Madonna per tutto ciò che fa per noi ogni giorno. Una volta scritta la lettera la metteranno qua dove Maria provvederà ad esaudirle. Ci spiega come funziona? Funziona che diciamo noi benediciamo questa pietra. Cosa rappresenta questo pezzo di scoglio, questo pezzo di pietra? La Madonnina che praticamente ci affidiamo a lei. Grazie. Da dove venite? Civitavecchia. Quale? Quante ore di viaggio per venire qua? 7 ore e mezza con la macchina. 7 ore e mezza con la macchina, è il primo anno? Sono stato già altre 2 volte qua. Io con lui? Tu anche con lui, sempre insieme quindi? Sempre qua insieme. Perché siete venuti? Qual è il motivo principale per cui venite qua? Devoti alla Madonna. Uguale. Avete mai chiesto qualche grazia alla Madonna? Sì. Sì. Direttamente a Frate Cosimo. Ti può dire ciò che hai chiesto? Sì, ciò che ho chiesto mi ha detto esattamente le cose come stavano. Ti ha aiutato? Sì, mi ha aiutato. Tu? Io ho chiesto una grazia per mia mamma che sta male. Quindi dedichiamo oggi una preghiera speciale anche alla tua mamma. Sì, certo. Grazie ragazzi. L'acqua? L'acqua della Madonna. No. L'acqua della Madonna, quindi è benedetta. Certo! Benedetta, certo! Quindi voi venite qui ogni anno e la tappa obbligata? Sì, ogni mese! Ogni mese! Ed è un'acqua, questa qua è un'acqua, che tu dove la passi praticamente ti aiuta tantissimo, che la Madonna ci vede e ci aiuta. Cioè poi certo. Noi siamo direttamente con quest'acqua, la mettiamo dentro casa, dopo 4-5 mesi, anche 6 mesi, e come la prendi? Non cambia per niente, perciò è un'acqua diciamo che ha qualcosa di speciale. Quando tu ti senti male oppure hai disturbi, te la bevi e passano tutto. Lei ha mai chiesto qualche grazia alla Madonna? Penso di sì. E ce n'è qualcuno in particolare? Male come particolare sì, che mi ha dato 5 figli, perciò meglio di questo. Beh, stupendo direi. Ma Maria ogni tanto si fa sentire realmente, ci dà qualche segnale che effettivamente ci ascolta? Quando tu sei qua ti lasci andare. C'è una giornata che dedica alla Madonna, poi a parte di tanta pace. Poi a parte di questo, secondo me, quando sei con la Madonna sei qua nelle mani del Signore, perciò. Grazie, grazie. Ed è qua? No. Tante volte che arriviamo. Per me è una cosa, ancora non sono andata fino in chiesa. Cosa le sembra? È bellissimo, però a me il più bello è vedere la Madonna. Ha mai ricevuto qualche grazia dalla Madonna? Sì. Si può dire? Per mia figlia, quando si è operata al seno. Quindi lei... Tanta miracolosa, guarda. Sono tanti anni che io vengo qua. Più o meno quanti anni? Per mio genero, che si è operata al cuore. Che non crede? Ma non lo so. Io credo. Per me è grande, guarda, la Madonna, tutto, tutto è grande. Quelle che non credono fanno cosa vogliono loro. Grazie. Una grazia della da Gesù e della Madonna. Si può dire? Ho preso il Covid, sono stata 2 mesi intubata a Reggio Calabria e il Signore e la Madonna mi hanno preso per i capelli e mi hanno alzato su. Sì, è vero, mi sono rimaste tante acciacche, però ringrazio Dio che sono qui. Calabria. Reggio Calabria, anche tu?
Sì, sì. La prima volta qua? No, sono 33 anni che veniamo. Ha mai chiesto qualche grazia alla Madonna? Parecchie. Ce ne dice qualcuno in particolare? Una sola ne vuoi sapere? Perché ce ne sono tante. E vabbè, iniziamo a parlarne allora. Allora, un po' mi emoziono. La grazia che ho ricevuto, la maggiore qua, è stata 2017. Io sono venuta a pregare a gennaio, non c'era nessuno qua, diluviava. E mentre pregavo piangevo. È salito Frate Cosimo, mi ha messo la mano sulla spalla e mi ha detto non piangere, perché io piangevo a dirotto e stavo veramente veramente male. Che la tua soluzione, la soluzione al tuo problema non sarà in Italia, sarai contattata e starai bene. E così è stato. Oggi 2023, sono 33 anni che vengo, ci sono milioni di grazie che ho ricevuto, non una. Devo dire solo grazie alla Madonna dello Scoglio e a Fratel Cosimo. E credetemi, non diciamo in giro che Fratel Cosimo, come è stato detto, io mi arrabbio tanto, è un ciarlatano, non è vero nulla. Fratel Cosimo prega, prega per tutti noi, ma soprattutto prega per le anime che stanno male, credetemi. Quindi effettivamente dopo quell'episodio lei è stata ricontattata dall'estero? Sì, sì, io sono venuta qua a gennaio e sono stata contattata il 17 febbraio e sono partita il 26 aprile. Grazie, grazie. Da dove vieni e perché sei qui? Per una grazia. Si può dire? Per mia suocera. Per tua suocera, grazie. Dove vieni e perché sei qui? Da Adrano. Perché sei qui? Perché altre volte siamo venute e ci piace il posto. E questa bellissima bimba? Sì. Lei invece ha mai chiesto una grazia alla Madonna? Cosa non ho capito? Ha mai chiesto una grazia alla Madonna? Grazie. Sono devoto e come tutti gli anni l'11 maggio sono sempre qui per lei. Da quanti anni? È dal 94. Grazie. Domanda, di dove sei? Di Belvedere Marittimo. È la prima volta che sei qui? No, no. Credi? Sì. Hai mai ricevuto una grazia alla Madonna? Sì. Si può dire? Sì, si può dire. Sono venuta qui a febbraio e ho pregato per un mio zio che aveva un tumore. Ho fatto un intervento e è andato tutto bene. E adesso sono venuta a ringraziarla anche per questo. Bisogna di camminare scalzi. O per la mia figlia, per un cugino che sta morendo. Cioè, tante cose che io spero e sento che la Madonna ci sta vicino con tutte le nostre difficoltà che abbiamo. Grazie. Da dove viene? Da Brindisi. Quante ore di viaggio per venire qua? Di preciso non mi ricordo. Allora, siamo partiti alle 4, siamo arrivati a mezzogiorno, però ci siamo fermati un po' di volte. Ha mai chiesto qualche grazia alla Madonna? Ringraziando Dio no, però sì, si chiede le cose, no? Magari per i parenti, per farli stare bene, la nipotina. La prima volta che è qua? No, sono tanti anni. Sì. Grazie. Sono troppo bello. In questo giorno speciale siamo anche in compagnia del dottor Cavallo. Buongiorno, vorrei chiederle intanto come è nata questa iniziativa. Immagino che comunque sia una festività che ricorda tantissimi anni. L'11 maggio è la giornata più speciale e importante dell'anno qui al Santuario Diocesano di Nostra Signora dello Scoglio, poiché ricorre quest'anno il 55esimo anniversario della prima apparizione della Vergine Santissima. Infatti l'11 maggio del 1968 la Madonna apparve a Fratel Cosimo mentre ritornava a casa dopo una dura giornata di lavoro nei campi. E l'11 maggio quindi ricorre questa meravigliosa festività. Sappiamo inoltre che lei è un pilastro per l'organizzazione di questa giornata. Cosa vuole trasmettere? Allora, noi siamo servi inutili, come dice il Signore. Ogni volontario, ogni persona che qui svolge il proprio servizio, a lode e gloria del Signore, lo fa perché
come sta scritto nella Sacra Bibbia, gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date. Noi ovviamente facciamo un discreto lavoro organizzativo, perché appunto bisogna accogliere migliaia e migliaia di pellegrini. Prima della pandemia noi registravamo un afflusso di oltre 1 milione di pellegrini all'anno. Quindi, essendo ormai un santuario internazionale dove le persone arrivano da ogni parte d'Italia e del mondo, è chiaro che la nostra macchina organizzativa deve essere sempre efficiente ed efficace. Tra l'altro, lei ha dedicato l'intera sua vita, immagino, a Maria. Diciamo che io sono un cristiano in cammino, come tanti altri, che appunto, avendo toccato con mano la potenza del Signore in questo luogo, grazie a Fratello Cosimo, grazie al suo esempio, alla sua testimonianza, grazie anche a Cosimino, che è un altro fratello di viaggio, diciamo così. Infatti adesso è stato proprio pubblicato un libro da Padre Rocco Spagnolo, l'ultimo suo lavoro, che appunto parla di Fratello Cosimo, Cosimino e la spiritualità dello scoglio, faro di luce e di speranza. Le posso chiedere se lei personalmente ha avuto qualche episodio in cui effettivamente in particolar modo ha sentito la presenza di Maria? Sì, certamente, sono stato protagonista fin da quando ero bambino, che mia madre mi portò qui pochi anni dopo l'apparizione della Vergine Santissima, e da allora è stato un susseguirsi. Ho visto con i miei occhi persone cieche che hanno riacquistato la vista, zoppi che hanno camminato, persone sorde che hanno riacquistato l'udito, guarigioni da appunto mali terribili che non lasciano scampo. E molte di queste testimonianze che noi comunque raccogliamo, che vengono raccolte e catalogate, vengono rilasciate addirittura dai medici direttamente con il consenso informato dei loro pazienti. Ma il miracolo più grande è quello della conversione del cuore. Persone che erano lontane da Dio, dalla Chiesa, che dopo tantissimi anni si confessano, si accostano ai preziosi sacramenti, cominciando da quello della riconciliazione, cominciando da quello della confessione, che è appunto molto importante per essere in pace con Dio, con se stessa e con il mondo. C'è un augurio che vuole dare a tutti i pellegrini che sono qui oggi? Certo, che attraverso Maria incontrino Gesù, che è via, verità e vita. No. Da quanti anni vieni? 2 anni. 2, 3. Sei giovanissima, quanti anni hai? 11. 11? Credi tanto nella Madonna? Sì. Sei qua con la tua famiglia? Sì. Loro sono i fratellini, vero? Solo lei. E quindi loro sono i fratellini. Dedichi mai qualche preghiera a mamma, a papà, ai nonni, ai fratellini? No. No? Però dovresti farlo ogni tanto, forse. Sì, sì. Oggi allora dedichi una preghiera anche a loro? Ok. Grazie, ciao. Bitonto. Bitonto, provincia di Bari. A quanti ore di viaggio per arrivare qua oggi? 6 ore. 6 ore? La Madonna vi ha mai fatto qualche grazia? No. Qualche grazia, noi speriamo sempre, però qualche segno lo dà. Tipo? Cioè, di Serviano ora ha fatto una foto là e sul cielo si è aperta una striscia. Ah, wow. Madre, nella foto ha visto un'altra immagine. Possiamo vederla questa foto? Bene, allora ragazzi, buona giornata e grazie. Caltanissetta, quante ore per arrivare qua oggi? Quando ci impiegammo? 5. Intorno alle 5 ore, quindi la prima volta? No, 4 volte. È il quarto anno, quindi? 4 anni. La Madonna vi ha mai fatto qualche grazia? Sempre. Tipo? Tante cose. Se ne può dire qualcuna? Niente, per quelli li fa, ma si deve pregare sempre, quindi... Grazie. Mia nonna vengo da Camini e io tutte le domeniche io seguo Walksport. Grazie mille, grazie. E poi io sono devoto a questa Madonna dello Scoglio, perché mi ha fatto una bella grazia questa Madonna. Quale? Sono stato operato al cuore e all'ernia e sono stato miracolato.
E io vengo di vero cuore qui alla Madonna dello Scoglio. Vieni ogni anno? Sì, ogni anno. L'anno scorso sono venuto l'11 maggio del 2022. Tra l'altro tu abiti vicino, quindi anche durante l'anno vieni spesso. Io abito a Cammini Ellera, perché so io che te le mia è a Roccella. Sì, grazie. E io ogni domenica ti seguo con tutto il cuore. Grazie mille, ti ringrazio. Di dov'è? Io da Palmi arrivo. Quanto? Vabbè, sei vicina, è la prima volta che vieni qua. No, la seconda, però sono venuta a ringraziare la Madonna perché ha avuto un amico di mio figlio e una guarigione di un tumore. Ah, bene, bello. E durante l'anno viene anche spesso oppure? Da maggio a febbraio. Febbraio, quindi da poco. E a febbraio è dedicato quindi questa preghiera all'amico di suo figlio e ora? La Madonna. E ora siamo qua per ringraziarla. Io vengo da Campo Calabro, Villa San Giovanni. Villa San Giovanni. Siciliana. Di origini siciliane, è la prima volta che viene qua? La prima volta, sono oggi 35 anni. 35 anni che viene qua, e quale motivo la spinge a venire qua ogni anno? Il motivo? Ogni mese, non ogni anno. Ah, ogni mese viene. Cosa mi spinge? La fede, quello che ho ricevuto dalla Madonna, sono indegna di quello che mi ha dato. Cioè? La guarigioni, fede e più che altro conversione. Ci sono degli episodi concreti in cui personalmente hai avvertito la presenza di Maria? Sempre, in tutte le occasioni, operata, trombosi, lo sa una cosa, l'ultima è stata ora, 40 giorni oggi, 40 giorni del deserto li chiamo, io ho avuto un incidente, mi hanno preso con una macchina, 7 costole fratturate, 3 scomposte e oggi sono qua. Ma sono qua per dirle alla Madonna grazie perché mia figlia è rimasta illesa, solo io ho preso la bottata con la cintura e sono stata in ospedale, sono stata in sotto ossigeno, però sono felice perché sapevo che lei mi guardava e oggi mi aspettava, ho avuto la grazia di salire anche con l'auto, cosa desidero? E l'auto se n'è sceso, cosa desidero di più? L'amo, l'amo tanto, lo sai come la chiamo cara? La Lourdes Calabrese, prima che ancora venisse l'acqua. Io la chiamavo la Lourdes perché qua ho ricevuto la grazia di avere una figlia dopo 4 anni di matrimonio, infatti gli ho messo Maria Grazia e sotto c'è un quadro donato da me. Poi ho avuto una trombosi alla gamba, la stavo perdendo, mi sono rivolta a lei, era l'11 maggio quando Frate Cosimo mi ha detto che dovevo fare un intervento. Poi ho avuto al cuore, sono stata operata, ma che posso mettere? Farei perdere un giorno, questo è il posto più bello che c'è per me. Io l'unica cosa che non mi deve mancare è lo Scoglio. Sua figlia è qua con lei oggi? No, non c'è lei, però sono con delle amiche che mi vogliono bene e che mi portano. Bellissime amiche, sì. Le ringraziamo tantissimo. Senz'altro, perché è una giornata bellissima. Non posso dirle quello che sto provando. Tremo, poco fa io tremavo, però ero felice. Questo per me, vi dovete sentire onorate voi in Calabria. Io sono siciliana, avete veramente la Lourdes. Bisognerebbe solo capirlo. Si viene qua, non se ne va a casa vuote, mi creda. Se ne va a casa carica. Grazie, gentilissima. Maria Grazia. Io Giussi. Giussi, da dove venite? Io Paternò, provincia di Solarino, provincia di Siracusa. Siete lontanucce, quante ore di viaggio per venire qua oggi? Circa 6 ore e mezzo. Io un po' meno, qualche oretta meno, però sempre tante, sì. La prima volta che siete qua? No, un paio di volte. Io ho quasi 30 anni. Ah, wow, beh, veterana. Qual è il motivo che più vi spinge a venire qua ogni anno, comunque da poco? No, allora io vengo spessissimo, anzi se posso, cioè diciamo che vengo almeno una volta al mese e poi soprattutto comunque nei grandi raduni, cioè sono presente sempre, cioè ci tengo comunque a ringraziare la Madonna per tutte le grazie che ha fatto nella mia vita, è per me importante. Qual è il motivo che ti spinge a te invece a venire qua ogni giorno? Non lo so, la presenza, qualcosa che ti spinge. Avete mai ricevuto delle grazie? Tante. Me ne racconti qualcuna? Allora, me ne ha fatte il Signore tantissime. Diciamo quella più importante, veramente grande, è stata mia mamma tanti anni fa ha avuto un tumore ai polmoni. E i medici gli avevano dato non più di 3 mesi di vita e non volevano operarla da nessuna parte, mentre invece poi grazie al colloquio che ho avuto con Frate Cosimo è stato operato. Cosa gli ha detto Frate Cosimo in quell'occasione? Ha detto comunque che la Madonna l'avrebbe aiutata, ha affrontato l'intervento che l'ha fatta a Milano e
per come era previsto, ha avuto dei problemi subito dopo l'operazione, però grazie a Dio è stata salvata e ha vissuto altri 10-11 anni senza avere più nessuna recidiva, assolutamente guarita veramente, cioè quindi miracolata, perché per tutti i medici non aveva più di 3 mesi di vita. E invece a te hai fatto qualche grazia? Sì, io ho avuto un colloquio con Fratel Cosimo circa un mesetto fa e in un attack di aprile mi avevano diagnosticato un'area sfumata della malattia e lui mi disse: lascia fare i medici, scendi e vai a bere tanta acqua e ritorna a casa. Abbiamo fatto il controllo della risonanza magnetica e non c'era niente più. Quindi siamo qua oggi per ringraziarla. Infatti. Sì, sì. Ringraziarla, grazie ragazze, tanti auguri. Di Messina, di Patti. Quante ore per venire qua oggi? Ma 3 orette, penso. Non è la prima volta? No, da tanti anni che veniamo, siamo tantissimi. Poi veniamo almeno 2 volte al mese per venire qui a trovare la nostra Madonnina. Com'è cambiata questa festività nel corso degli anni? Ma io penso che nella fede, cioè, è sempre, come dire, sempre aumentata. Sicuramente ne risentiamo dei tempi del Covid, nelle paure anche di stare insieme, e adesso finalmente mi sembra quasi una rinascita oggi. Ha mai ricevuto qualche grazia dalla Madonna? Ma guardi, intanto sicuramente la grazia della fede, che penso che sia la più importante, poi delle piccole carezze sue, io le chiamo sempre, per me, per i miei figli, per le persone vicine, e per me queste sono, ripeto, ma la fede è la grazia più grande. Grazie. Come mai qua oggi? Per vedere la Madonna. Come ti sembra la Calabria, tanto per incominciare? È bella. Credi tanto nella Madonna? Sì. Grazie. Un saluto a qualcuno a Barcellona? Alla mia famiglia. Di Messina. Quante ore di viaggio per arrivare qua oggi? 4 ore. Crede tanto nella Madonna? Sì. Qual è il motivo che la spinge a venire qua? Vabbè, la fede. La prima volta? Sì, la prima volta. Cosa le sembra? Una cosa bella. Ci tornerà? Sì, sicuramente. È una festa molto sentita, secondo lei? Sì. Ha mai ricevuto qualche grazia dalla Madonna? Diciamo sì. Si può dire? Grazie. Catanzaro, vieni spesso qua? No, è la prima volta, però bello. Cosa ti sembra? È molto emozionante. È molto sentita come festività? Sì, anche perché ho visto che c'è la fiera, ci sono cose molto carine. Te l'aspettavi così? No, non me l'aspettavo così. Tornerai? Sì, penso di sì. Solo durante la festività o anche durante l'anno? Penso anche durante l'anno, è molto bello. Grazie. Di Novara. Di Vercelli. Vercelli. Sì. Quanto tempo avete impiegato per arrivare qua oggi? 2 giorni. 2 giorni, è la prima volta che siete qua? Venuti anche l'anno scorso. È 30 anni. Com'è cambiata questa festa? È sempre sentita come una volta? È uguale. Sempre uguale. Avete mai ricevuto una grazia dalla Madonna? Sì. Sì. Abbiamo trovato la grazia della Madonna. E ce la potete raccontare? Che grazie avete ricevuto? Tante belle cose. Sì, sì. Veramente. Io la Madonna mi è venuto in casa. Cioè, mi spieghi? La Madonna mi è venuto in casa nel barattolo del bicarbonato. Si è formata la Madonna. Abbiamo chiamato anche il prete del paese. La mostriamo. Quindi la signora aveva comprato un barattolo di bicarbonato? E non c'era più bicarbonato e invece hanno trovato la statua della Madonnina. Grazie. Va bene, grazie mille. Da Brindisi veniamo. Da Brindisi, quante ore di viaggio per arrivare qua? 7 ore. Crede nella Madonna? Qual è il motivo principale per cui è qua?
Insomma, mi piace venire, poi ho avuto delle cose con i figli. A Maricci. Però si sono risolte grazie alla Madonna. Quindi siamo qua oggi per ringraziarla. Sì, per tanti anni che vengo. Grazie. Buongiorno. Io ci tengo per raccontare tutta la nostra storia. Sono 23 anni che facciamo questo pellegrinaggio. Quanti siete? Due pulmi, quest'anno uno perché non sono stata bene, sono caduta, la mamma mi ha aiutata, sono stata male col cuore, la mamma mi ha aiutata, se si avverte qualcosa nella casa la mamma mi avvisa, lei è la mia immagine, è la mia protettrice, io il bene più grande è suo. I figli miei la fidella. E io non manco mai. Mio marito è invalido, ha avuto un'ischemia. Quando viene questo giorno io lascio e parto. Anche se si trova in ospedale, dico la mamma, lo devo aiutare lei. Per me lo scoglio, non ti so dire, da esprimere, ha dato tanti avvisi. Viene a casa, mi avvisa. L'ultima, io non lo so se lo posso dire. Mi dica. Allora, una mattina alle 4 ho dato da bere a mio marito, no, che non si guida. E io, in quell'istante, da sveglia, mi sono trovata da una grande casa, grande, tutta buia, non c'era né luce, né sante, niente. Però vedevo la mia famiglia. Mia figlia questa, che portava il papà su e camminava. Io aspettavo l'altro mio figlio. Ho detto, vai tu, Caimu, aspetto tuo fratello e poi ti raggiungo. In quel momento è entrato mio figlio. Io lo chiamavo Franco, e tanto, ma lui non mi ha sentito. E in quel momento ho messo le mani così e l'ho messo sulla faccia così. Alle ore così ho fatto le mani, ho fatto. Mamma mia, tutto buio, dove vado io? La Madonna si è affacciata questa faccia alla destra mia e ha detto a me, io tu non sei sola, sono io con te. Però ho detto, ma l'ha detto tre volte, l'ha ripetuto. Sopra a casa mia c'è un mio nipote, si chiama Vincenzo, era in ottima salute. Però ho detto, io ti avviso, Vincenzo è in pericolo, Vincenzo è in pericolo, tre volte. Io gridavo, dicevo la mamma è qua. Non vedevo l'ora che vedesse la luce, che le raccontai ai miei figli. Dico a mia nuora, è venuta la Madonna, ha detto che Vincenzo è in pericolo. Vincenzo era sano, perfetto. Allora io avevo sempre quell'ansia. Allora venerdì è successo questo fatto, sabato, domenica e lunedì. Martedì mia nuora, il bambino alle 4 incominciano dolore. Ha portato il dottore e dice portalo all'ospedale, si erano strozzati i testicoli. Qui sono cose di 7-8 ore di tempo. Mia nuora non veniva a casa. Dico, Giulia, dove ti trovi? Dice, all'ospedale. Ho detto, io all'ospedale, cosa fai all'ospedale? Dobbiamo operare Vincenzo. E io mi rivolgevo, mamma, diceva, tu mi hai avvisato, salvo. Tutti i dottori non sapevano cosa facevano, era un movimento di va e vieni. Comunque il bambino è stato bene, l'hanno salvato, grazie mamma, grazie a Dio mio. Poi abbiamo fatto un grande rosario a casa per ringraziare la mamma. Io la mamma dello scoglio ce l'ho sempre presente in casa mia, c'ho l'altare. E diceva a mio nipote, nonna non dire che sono io, diceva a me. Vi avvisi, succede qualche cosa, io mi è sempre presente. Sempre presente, allora io non posso mancare di qua. Quando sono caduta ho detto, Madonna mia, non mi fa fare spezzature, io voglio venire alla Madonna. Sono fatti i raggi, nessuna spezzatura. Sono stato 12 giorni con
il ginocchio alzato e la Madonna, sono stata tutti i giorni, dalla mattina alla sera sul divano di fronte a lei. Dico grazie e mi trovo qua, vedi? È grande. Quindi siamo qua per ringraziarla oggi. Grande, grande, grande. Io la ringrazio ogni minuto, la invoco, canto, per me è la vita. Grazie, grazie, grazie. Signora, lei ci vuole raccontare qualcosa? No, è un'esperienza bellissima venire qui allo Scoglio. È la prima volta che viene? No, non è la prima volta che vengo, sono venuta, diciamo così, per caso, perché forse la Madonna mi ha chiamata, perché ero proprio lontana da queste, diciamo, incontri spirituali, di preghiera, di cose. E niente, dopo tanti rifiuti a un certo punto mi sono decisa di venire 5 anni fa e da allora continuo a venire perché è una crescita spirituale importante. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Questo è il luogo speciale che chiama un po' tutti, è il nostro cuore che ci porta a venire. A lei l'ha chiamata? Sì, sì, desidero essere qui per ringraziare la Madonna. Quanti anni sono che viene qua? Diversissimi anni, solo che sono una peccatrice, la mia fede non basta, è lei che fa tutto, è lei la Vergine Santa che fa tutto. Che... Ha mai ricevuto qualche grazia dalla Madonna? Sì. Ce la racconta? Oggi dovevo venire e non potevo venire, l'ultimo ieri a Luna si è organizzato un posto con un gruppo di preghiera e desideravo venire per portare la mia manciata di ammalati con le loro intenzioni, le loro preghiere e veramente consegno a lei tutti i desideri di quanti svengono, di quanti non possono venire alla Vergine Santa, coloro che mi dicono Carmela sai, affido alla Madonna tutte le nostre e loro intenzioni, che lei possa guarire tutti gli ammalati, dare consolazione ai cuori, lavoro ai giovani, pace nelle famiglie e nel mondo. Questo programma è presentato da...